personale sanitario e disse che era da alcuni giorni che non aveva visto l'anziano e che non era andata a casa dall'anziano da alcuni giorni. Invece dei testimoni videro la Milena Quaglini lo stesso giorno ed il giorno precedente recarsi a casa dell'anziano. La sporcizia, l'incuria, la mancanza di igiene insospettiscono gli investigatori sul ruolo della donna in quell'abitazione. Lei, Milena Quaglini, turbata, racconta che due giorni prima aveva già assistito ad un episodio analogo. Aveva trovato il suo datore di lavoro a terra, mezzo svenuto, con una ferita alla testa. Dalla pozza le aveva detto che erano stati due uomini ai quali aveva prestato dei soldi. Ma in casa non manca niente. Le indagini si orientano comunque sul mondo dell'usura, ma senza giungere a nulla. Il referto del medico legale: ferite compatibili con una caduta. Giusto Dalla Pozza è morto per un malore e per il trauma successivo alla caduta a terra. La sua morte viene archiviata come accidentale, malgrado i dubbi, le perplessità degli investigatori. La verità sulla morte di Giusto Dalla Pozza si scoprirà solo dopo 5 lunghi anni. Negli ultimi anni gli omicidi volontari in Italia sono diminuiti drasticamente, passando da 1042 casi del 1995 a 512 nel 2008. Solo il 17% di questi ha origine mafiosa e il 4% avviene durante un furto oppure una rapina. Ma c'è un altro tipo di omicidi che preoccupa di più. È quello che avviene all'interno delle mura domestiche, tra fidanzati, tra marito e moglie, tra persone legate da una passione amorosa che a un certo momento si trasforma in odio mortale. Agosto 1998, è domenica. Sono le ore 15:50. Al 112 del comando dei carabinieri di Stradella, provincia di Pavia, arriva una telefonata drammatica. Sono mandato di servizio alle 13. Dopo circa un'ora, un'ora e mezzo, è arrivata una telefonata sull'utenza 112, una voce femminile, quale riferiva: ho ammazzato mio marito. I carabinieri giungono a Brogna, in via Cavour 27. La scena del crimine. Un piccolo appartamento al terzo piano. Sul balcone un tappeto steso, come se qualcuno stesse facendo le pulizie. Invece, una volta entrati nell'appartamento, i carabinieri capiscono. Il tappeto serve a coprire dagli sguardi dei vicini. Avvolto in un sacco, come fosse una mummia, il corpo di Mario Fogli, marito di Milena Quaglini. È stato arrotolato dentro ad alcuni sacchi della spazzatura, poi avvolto in un plaid. Sulla ringhiera, la Quaglini ha steso un tappeto per evitare che i vicini potessero notare il sacco e insospettirsi. Mario Fogli ha una grossa ecchimosi attorno al collo. I carabinieri trovano nel cestino della spazzatura pezzi di cinghia per serranda, sporchi di sangue, uguali a quelli utilizzati per avvolgere il corpo.
In camera da letto, per terra, un abat-jour. Sul comodino, una scatola di legno. È stata usata come un martello. Milena Quaglini racconta. Ha incaprettato il marito, usando la cinghia della tapparella. Ha fabbricato un vero e proprio nodo scorsoio. Dietro la schiena ha fatto scorrere l'estremità della cinghia lungo tutto il corpo di Mario Fogli, fino ad annodarla attorno alle caviglie. Dopo l'omicidio, ha arrotolato il corpo dentro sacchi da spazzatura. Poi lo ha avvolto in un copriletto. Infine, ha trascinato il cadavere del marito sul balcone. Con un tappeto lo ha nascosto alle finestre di fronte. Il corpo è rimasto sul balcone per tutta una notte, fino alla mattina seguente, in questa irreale camera ardente. Quella domenica, Milena Quaglini ha cercato di trascorrere la mattinata con le sue figlie, come se nulla fosse successo. Poi, nel primo pomeriggio, si decide. Chiama i carabinieri e si costituisce. Sono entrati in casa, hanno trovato ancora la signora col cellulare in mano che stava parlando con me, sono andati sul balcone e hanno trovato effettivamente questo involucro qua, che poi abbiamo già trovato il magistrato, è andato subito sul posto insieme al capitano e abbiamo fatto quello che c'era da fare, tutti i rilievi dovuti. Un cadavere racconta molte cose agli esperti della scena del crimine. Il tipo di arma utilizzata può indirizzare verso un delitto premeditato oppure un omicidio d'impeto, sulla spinta della passione o della rabbia. Altrettanto importante è il numero dei colpi e quali parti del corpo sono state prese di mira. Per esempio, quando l'assassino si accanisce sul volto della vittima, può significare che la conosce bene. Poi, finito tutto, capita che l'assassino provi rimorso per quello che ha fatto. Non sopporta la vista della vittima, la ricopre, la nasconde, fino all'arrivo della polizia. Questo fa Milena Quaglini, perché non riesce a sopportare l'idea di aver ucciso il marito, perché vuole evitare che le figlie scoprano il delitto. O almeno ciò che racconta, dopo la telefonata con cui ha chiesto che la venissero ad arrestare. Tre ipotesi per l'omicidio: trauma cranico, asfissia, arresto cardiaco per il trauma dell'aggressione. L'analisi sul corpo di Mario Fogli, affidata al professor Giovanni Pierucci dell'Università di Pavia, esamina queste tre possibilità. Il corpo presenta lesioni alla testa. Sono dovute a dei colpi, inferti da Milena Quaglini a suo marito. Prima con la abat-jour, poi con la scatola di legno sul comò. Ma sono ferite troppo leggere. Non possono avere ucciso. Sul collo, invece, il solco lasciato dalla cinghia è molto profondo. Ha provocato una larga ecchimosi. La morte è avvenuta per asfissia. Ma c'è un particolare. Il solco sul collo è molto più profondo sul lato destro. È il segno evidente di un'azione ben precisa. Ho stretto appoggiando il piede destro contro il suo collo e arrotolando la corda attorno al polso. Sulla scena del crimine, il comando provinciale dei carabinieri di Pavia trova, analizza ed archivia molte altre tracce. Sulla cinghia della tapparella utilizzata da Milena Quaglini per incaprettare Mario Fogli, i carabinieri rilevano alcuni segni di coltello. È un dettaglio che non torna. Forse durante o dopo l'azione, la Quaglini ha avuto un ripensamento. Ha cercato di segare il laccio con il quale ha strangolato il marito. Vengono sequestrati una camicia da notte con alcuni strappi e macchie di sangue, un cofanetto di legno nero, quattro pezzi di corda per tapparella, due dei quali annodati ed uno sporco di sangue, un altro pezzo di corda con un nodo scorsoio all'estremità, sporco di sangue. La violenza non sta scritta nei cromosomi, nel patrimonio genetico. Non la si tramanda di generazione in generazione come una malattia ereditaria. Piuttosto la si insegna in